Siamo qui con la consigliera del Movimento 5 Stelle, Alessandra Manigrasso, per parlare di quello che è un problema, chiamiamolo così, che è saltato all'occhio nell'ultimo periodo, per quanto concerne quello che è un progetto approvato all'amministrazione Pergallini, senza sentire quello che è il resto dell'opposizione in comune. Allora, ci vuole fare un attimo il punto della situazione? Buongiorno a tutti. Sì, questo comunicato e questa segnalazione nasce proprio perché abbiamo appreso, come tutti voi, proprio la notizia dai quotidiani. Il comune di Grottammare ha presentato al Ministero dell'Interno un progetto di riqualificazione del quartiere Ischia 2, certo, per accedere ai finanziamenti giustamente del PNRR. Questo progetto è un progetto firmato dall'architetto Pizza, dovrebbe riguardare più interventi, sono più o meno 7, vado a braccio. Quelli più importanti sono sicuramente quello della riqualificazione della delegazione di zona Ascolani, la sistemazione del sottopasso di via Dante Alighieri e, per proseguire, vabbè, altri interventi ritenuti sicuramente necessari da tanti anni e da tanto tempo. Il sindaco ha definito, ci tengo a riferire, il sindaco ha definito questo intervento di rigenerazione urbana quasi, cioè uno strumento innovativo paragonabile alla dislocazione delle trafilerie Lisciani, certo, e Metalcavi, che faceva parte insomma della rigenerazione anche dell'ex IP, Italiana Petroli. Ci sta benissimo, ambiziosissimo questo progetto, però cozza, secondo noi, si scontra con un calcolo metrico di 5 milioni di euro, che sembrerebbe veramente poco per questa riqualificazione appunto, che è stata comunque un intervento che è segreto, cioè rimane segreto, se vogliamo, perché non è stato comunque né condiviso. Noi lo auspichiamo, aspettiamo che ben vengano questi soldi. Il dubbio ci nasce appunto dal fatto che ci siano 5 milioni di euro, ci sembrano veramente pochi per affrontare questa grande riqualificazione. E poi è un progetto in sordina, un progetto non condiviso, e questo ci fa più paura, dato che si è sempre pensato di, certo, aprirsi, no? Cioè il palazzo deve essere così trasparente. Però io dico che quando si perseguono anche i più buoni, no? delle energie, sicuramente come in questo caso, l'amministrazione però non ce la fa a condividerlo. C'ha sempre questo senso di autosufficienza che lo mette in discussione. Cioè, sì, noi stiamo qui discutendo sulle modalità. Cioè, un progetto del genere che nasce nelle segrete stanze ci fa paura perché più volte abbiamo visto come i cittadini hanno bisogno di intervenire e l'amministrazione di ascoltarli, perché quel quartiere, chi meglio dei cittadini lo può spiegare? Quindi spiegare che la politica si deve sempre aprire e confrontare, sì. Non ci deve essere neanche quel campanilismo che purtroppo c'è tra Grottammare e San Benedetto. Il campanilismo dovrebbe essere abolito in questo caso. E abbiamo bisogno per questo di presentare un progetto che vada a lungo termine, certo, sia ben definito. E che non possiamo, cioè la politica deve aprirsi al confronto con le amministrazioni vicine per la gestione del traffico, delle piste ciclabili. Cioè, abbiamo visto negli ultimi giorni, certo, cosa è successo. Noi dal 24 di gennaio che scontiamo del 2020, che scontiamo le problematiche legate all'autostrada, problematiche di una viabilità ridotta. Noi abbiamo 3 strade. Ecco, mi sento di aggiungere che il discorso dell'autostrada è particolarmente critico, soprattutto perché andiamo verso la bella stagione, quindi insomma un'autostrada ridotta a una monocorsia è, oltre a essere molto scomoda, è anche pericolosa. Ma poi ecco, in una visione del turismo, no? di essere l'eccellenza, cioè noi tagliamo in due l'Italia, cioè rendiamoci, certo, conto di che cosa siamo, cioè questo piccolo tratto territoriale taglia in due l'Italia quando, certo, accadono queste cose. Noi nel nostro territorio, nel nostro comune, ne paghiamo le conseguenze di tutto, anche ecco di lavori che vengono fatti a San Benedetto e ricade la conseguenza su. Ecco perché questi progetti ben vengano, ma devono essere aperti a 360 gradi, devono avere una progettualità che poi effettivamente sia inserita sul territorio. Ben vengano, speriamo che non rimangano delle incompiute. E che dire, noi avevamo come opposizione, io ho sempre portato avanti determinati progetti, segnalazioni per quanto riguarda la stessa delegazione comunale.
le stesse mozioni e interrogazioni che si sono succede, che io ho presentato in più volte, cioè che le criticità molto abbiamo ottenuto, o in parte, perché per quanto riguarda la delegazione della zona Ascolani siamo riusciti ad avere insieme all'amministrazione la possibilità di avere un ecosportello, o ancora per quanto riguarda la mozione invece del sottopasso di via Dante Alighieri, purtroppo non è andata a buon fine, devo dire. E così altro, diciamo, per quanto riguarda dal 2017 che incidiamo e vorremmo condizionare, ecco, le scelte della viabilità. Per dirne per fare un esempio, avevamo anche chiesto di sincronizzare i semafori tra San Benedetto e Grotta a Mare. Anche questo non è stato possibile. Allora lì ci fa paura questa miopia delle volte, che mette in discussione delle volte, ecco, proprio la progettualità e anche gli obiettivi. D'accordo, io la ringrazio molto per questa testimonianza e auguro, ovviamente, me le auguro anche che si possa far ascoltare di più dalla Giunta Pergallini, dalla quale mi sembra di capire nell'ultimo periodo, negli ultimi anni addirittura, c'è stata una totale sordità. Perfetto, la ringrazio di nuovo. Grazie a lei.